Allora, oggi spaghettino. Buono, buono, buono. Spaghettino con delle creme. Delle creme che sono una crema di peperoni. Una crema di mozzarella. Una crema di mozzarella. Ottimo. Allora, dammi i spaghettini che buttiamo dentro. E adesso lo spaghettino, il numero dello spaghettino, scegliete quello che volete. Leo lo mette intanto in acqua. Qui abbiamo una crema di latte, qui abbiamo una mozzarella. Allora, questi sono due peperoni, uno giallo e uno rosso, che Leo, se tu mi aiuti a aprirli, bisogna prendere una padella, che li mettiamo in padella, Leo, con una cipolla. Ci mettiamo anche una piccola cipolla soffritto e questa qui la frulliamo insieme, adesso vi faccio vedere. Adesso mentre Leo fa il peperone con la cipolla, con un po' di cipolla, io prendo il mini pimer è qua, arrivo subito. Dove sei andata, Marcello? Eccomi, prendo il mini pimer. Ok. Allora, mettiamo quanto sua mamma. Allora, mettiamo, guarda, un po' di crema di latte, così. O anche latte, dipende da crema di latte. Mettiamo del sale, un pochino di sale. Sentite sempre che la mozzarella sia sciapa. Un pizzico di sale e una giratina di pepe. Anche due o tre giratine di pepe, ecco. E adesso frulliamo con il mini pimer, ok? Frulliamo con il mini pimer. Mi faccio tutti i peperoni, Marci? Scusa? Mi faccio tutti? Due, uno per colore e la salsa verrà arancione. Bisogna mettere un altro po' di crema di latte perché la mozzarella era un po' troppo grossa. Però va bene uguale. I peperoni dopo li frulli? I peperoni una volta... Quindi li lascio anche un po' grossolani. Una volta cotti verranno frullati anche loro con un mini pimer. Ok. E qui abbiamo fatto una salsa di mozzarella, che certo può servire sotto diversi punti di vista, però oggi ci facciamo la base di questo spaghettino meraviglioso. Okay. Meraviglioso. Adesso appena il peperone è pronto, adesso lo facciamo soffriggere per un attimo. Aggiungiamo dell'acqua di cottura. Prendi questo lì dell'acqua. Ok? Mettiamo un filo di crema di latte, dell'acqua di cottura. E lasciamo cuocere, vedete che se si asciuga aggiungete sempre acqua fino alla cottura totale dei peperoni, dopodiché li frulleremo. Aspettiamo che cuociano i peperoni, frulliamo tutto e facciamo l'impiattamento. A dopo. Nella cucina di Leo e Marcella si prepara una ricetta coloratissima, ma non vi preoccupate perché la chimica, come sempre, non c'entra nulla. Tutto sanissimo e in arrivo dai prodotti della terra. Stavolta, accanto all'italico baluardo della cucina nostrana, e parliamo dello spaghetto, arriva una coppia di peperoni, un bel giallo e un rosso fuoco. Si uniscono una candida mozzarella con crema di latte e una cipolla e infine gli immancabili condimenti per insaporire a piacere. Guardate che spettacolo di primo piatto che ne viene fuori. Allora, i spaghetti sono pronti. La crema di peperoni è pronta. La crema di mozzarella è pronta. Allora, mettiamo un po' di crema e vi faccio vedere. Giallo e rosso è diventata una crema arancione. Qui ci salteremo i nostri spaghetti. Allora, alziamo la fiamma. Questa qua, okay. Eccoci, la mettiamo un po' più bassa. Prendo il piatto. Allora, sì. Allora, tiriamo sulla pasta direttamente dall'acqua. Oppela, così. Bello spaghettino. Ok. Scusa Leo, Dimmi tutto. Grazie. Prego. Grazie. E facciamo lo spaghettino. Però lo salterò direttamente così, ok? Via, così, esatto. Questo lo tolgo? Sì. Allora,
Sono proprio curioso, devo andare a assaggiare. Allora, ti prendo un mestolino per impiattarlo. Bravo, grazie. E ho bisogno anche di un cucchiaio, che adesso vi faccio vedere. Togliamo tutto sto fuoco perché è qua. Allora, un cucchiaio. Allora, facciamo la nostra crema di mozzarella, la mettiamo sul fondo. Adesso un nulla di mozzarella. E questa qui è molto bella, vi faccio vedere. Diventa così. È anche molto buona. Adesso prendiamo il nostro spaghetto di peperoni. Allora, se non mi cade, naturalmente, perché cioè, tutto può succedere. Allora, lo mischiamo per bene e facciamo un impiattamento. Ce la fai sta metto qui, anzi? Sì. Devi. Non puoi scegliere. La foglina ce l'abbiamo? Di cosa? Di un non lo so. Di prezzemolo? Non nulla di prezzemolo. Non nulla di prezzemolo. Guardate che questa è una bomba atomica, io ve lo dico, è bellissima. Adesso se Leo ci porta una foglina, ecco, guarda, ci mettiamo una foglina, guarda, di verde, ecco qua, una foglina di verde, proprio così, guardate che meraviglia, e che meraviglia buona. Questo è il nostro spaghetto che sposa le creme. Leo, andiamo pure di là, perché oggi questo è veramente un capolavoro. Bello, bello, bello. Veramente.